Marco Bocci, La caccia, in questo film torni a raccontare la famiglia, perché ti affascina così tanto questo tema? Ma guarda, sai, non, in realtà non so darti una motivazione, però sai, mi trovo a scrivere elementi in qualche maniera che fanno parte dei sentimenti più sanguigni, più istintivi, no? E la famiglia è, almeno per me, l'amore più grande, più viscerale che mi porto dietro, mi porto appresso. Io ho avuto un'infanzia meravigliosa, un'adolescenza, una famiglia stupenda, però molto spesso le emozioni sono tanto grandi, intense, possono essere contrastanti e mi piace usare la metafora della famiglia per raccontare in realtà la nostra società. In questo caso addirittura la famiglia è anche sul set, ci avete scherzato prima. Com'è stato lavorare con Laura e che persona nuova hai scoperto magari? Perché ogni giorno è una scoperta nuova magari. Ah, guarda, come persona nuova in realtà l'ho scoperta proprio come attrice, ma sul set, insomma, perché la conoscevo soltanto come attrice attraverso i film, non ci avevo mai lavorato e ho scoperto, me l'immaginavo un po', un'attrice molto, molto, molto attenta, molto concentrata, un'attrice anche molto generosa che si dà moltissimo, che è fondamentale per un'attrice e per un attore in generale. Poi, sai, in realtà è stato estremamente spontaneo, naturale, insomma, quindi una grandissima esperienza. Ultimissima cosa vorresti che arrivasse di questo film al pubblico che lo andrà a vedere in sala? Perché l'uscita è molto importante, tanti schermi. Ma guarda, sai, spero che possa, cioè, intrattenere prima di tutto, ma nello stesso tempo, quanto intrattiene, vorrei anche che potesse far fare delle considerazioni sulla nostra società in qualche maniera, su dove stiamo arrivando, quali sono le priorità vere della vita, per cosa vale la pena combattere, per cosa si deve combattere. Grazie mille.